Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con la seconda parte del video sui Burning Abyss, con la terza espansione Sece, ovvero Segreti dell'Eternità, uscita a gennaio del 2015. In questa espansione era possibile trovare Farfa, Libic e Cagnaz, ma le branche dell'Abisso Bruciante, Malacoda, Inferno Signore dell'Abisso Bruciante nella versione Secret e nella versione Ghost, e la carta magia Bene e Male nell'Abisso Bruciante. La carta Farfa deriva da Farfarello. Il suo nome è l'unico documentato anteriormente a Dante, come nome di diavolo di leggende, novelle o maschere carnevalesche, ed è probabilmente collegato alla parola folletto dall'arabo Farfara. Egli viene chiamato da Malacoda tra la decina di diavoli per la scorta assegnata a Dante e Virgilio, mentre nell'episodio è il protagonista di una sola terzina. Vediamo infatti il dannato Ciampolo di Navarra che si interrompe perché impaurito dallo sguardo stralunato e follemente minaccioso di Farfarello, come se stesse per ferirlo con gli uncini che loro hanno in dotazione. Però viene subito allontanato da Barbariccia, che lo scaccia chiamandolo uccello malvagio. La carta Libic deriva da Libicocco. Il suo nome è stato interpretato come l'unione del nome dei venti, Libeccio e Scirocco, a designare la sua impetuosità o a indicare che è un pasticcione, in quanto il nome è l'unione di altri due. Anche lui ovviamente viene chiamato da Malacoda per la scorta di Dante e Virgilio, mentre per quanto riguarda l'evento del dannato, lui è il diavolo più impaziente, che non riesce a trattenersi e aspettare che il dannato finisca di parlare con i due poeti. Ovviamente non si trattenne e strappò un pezzo di braccio al povero Ciampolo, imitato subito dopo da Drago Ignazzo, di cui parleremo dopo, che si avventa invece sulle gambe, ma entrambi vengono subito fulminati da un'occhiataccia di Barbariccia. La carta Cagnaz deriva da Cagnazzo. Il suo nome vuol dire cagnaccio, oppure ci si vuole riferire al colore del naso dei cani, in quanto sono paonazzi, ed è un chiaro riferimento alla sua natura animalesca. Il poeta infatti rincarerà la connotazione riferendosi proprio al suo muso. Ovviamente anche lui viene chiamato da Malacoda per guidare Dante e Virgilio per il passaggio della Bolgia. Mentre per quanto riguarda la questione del dannato, Cagnazzo può essere definito il più scettico. È convinto che il dannato potrà facilmente fuggire rifugiandosi nella pece bollente. Però, dopo l'affermazione di Alichino, Cagnazzo è il primo ad allontanarsi dalla riva, nascondendosi come richiesto da Ciampolo. Questa cosa è molto particolare, in quanto all'inizio era contrario a questa cosa, ma è il primo a seguire gli ordini, e questo può essere considerato come una prova del suo convincimento, ma può essere anche un'allusione al suo disincanto. Come per sottintendere, prima finisce la pagliacciata e meglio sarà per tutti. La carta Malacoda deriva da Malacoda. Si tratta del capo di questi diavoli, ed ha un linguaggio anche piuttosto forbito, rispetto a tutti gli altri più sguaiati e giullareschi. Il suo aspetto fisico non è descritto da nessun aggettivo, solo dal nome noi possiamo desumere che forse ha la coda. Da un punto di vista allegorico, Malacoda rappresenta come la ragione possa essere tratta in inganno. Infatti possiamo vedere proprio Virgilio che rassicura Dante sul fatto che deve fidarsi dei diavoli, venendo a suo modo beffato. Il suo nome è creato unendo due parole, male e un suo attributo, la coda. Nella commedia lo possiamo vedere molto attento alla spiegazione che dà Virgilio su come la loro missione è voluta da volontà divina. Gli cade persino l'uncino dalla mano come gesto di stupore, e per concludere si mette perfino a dare informazioni ai due poeti su come raggiungere il nuovo ponte per arrivare alla Bolgia successiva, affidandogli perfino 10 diavoli come scorta. E per concludere questa terza espansione abbiamo la carta magia Bene e Male nell'Abisso Bruciante. Qui possiamo vedere l'artwork della carta spezzato in due, dove da una parte troviamo Dante e dall'altra Malacoda, come se fossero due facce dello stesso mondo. Questa adesso è solo una mia ipotesi, ma la faccia seria del poeta e il ghigno di Malacoda mi dà come l'idea che per vincere il duello devo attingere anche al male di questo mazzo, perché solo con Dante e Virgilio non ce la posso fare. Spostiamoci adesso alla quarta espansione, Cross, Destini Incrociati, uscita nel maggio del 2015. In questa espansione era possibile trovare Dragic e Barbar, ma le branche dell'Abisso Bruciante, Dante, Pellegrino dell'Abisso Bruciante e il Termine dell'Abisso Bruciante. La carta Dragic deriva da Drago Ignazzo. Il suo nome è la fusione di due parole, Drago e Sghignazzo, anche se il commentatore Benvenuto da Imola lo immagina come un diminutivo di Dragaccio. Altra ipotesi, il nome può essere una deformazione di Draghinassa, appellativo ironico delle armi bianche corte.
La carta Barbar deriva da barbariccia. Il suo nome ha un'etimologia chiarissima e raffigura sinteticamente un aspetto trasantato, proprio come Scarmiglione. Anche Barbariccia, come gli altri 9 dannati, viene chiamato da Malacoda per accompagnare Dante e Virgilio. Durante il tragitto possiamo vedere Barbariccia guidare tutti gli altri e i dannati, immersi nella pece bollente che avevano alzato la testa per sollievo, la ritraggono immediatamente. Inoltre Barbariccia è anche quello che si organizza per il ripescaggio di Alicchino e Calcabrina. La carta Dante, pellegrino dell'abisso bruciante, rappresenta il poeta alla fine del suo viaggio, quando ormai è riuscito a percorrere tutto l'inferno e il purgatorio, ed è riuscito finalmente a liberarsi dei suoi peccati e dal peso che lo attanagliava. Ovviamente questa carta è collegata alla prossima, che è il termine dell'abisso bruciante, dove Dante viene preso per mano da Beatrice e portato per i vari cieli. Il problema più rilevante è il fatto che l'artwork riprende una scena del paradiso e quindi per abisso bruciante identificherebbe anche il purgatorio, solamente che il purgatorio è una montagna e non ci sono fiamme. Spostiamoci adesso sulla Premium Gold Infinite Gold, uscita a marzo del 2016, dove era possibile trovare una delle carte più importanti del mazzo, ovvero Beatrice, la Signora Eterna. Questa carta riprende Beatrice Portinari, ovvero la congiunta dei Bardi, ed è, secondo alcuni critici letterari, la donna che Dante trasfigura nel personaggio di Beatrice, musa ispiratrice del poeta, che morì a 24 anni, provocando una profonda crisi interiore in Dante. L'effetto della carta rappresenta proprio quello che Beatrice è stato per Dante, ovvero un aiuto per il suo viaggio. Infatti, se questa carta, sotto il mio comando, viene distrutta da una carta dell'avversario e mandata al cimitero, posso evocare un mostro abisso bruciante dal mio extra deck, ignorando le sue condizioni di evocazione. Questa sinergia tra le due carte è dovuto proprio al rapporto che c'era tra loro. In vita è stato solo un amore platonico che non è stato mai corrisposto, ma nell'opera ha preso forma, trasformando lei nella sua guida verso Dio. E per concludere questo video, andiamo all'ultima espansione, Dane, ovvero Neo Tempesta Oscura, uscita il 2 maggio del 2019, dove era possibile sbustare Cherubino, Angelo d'Ebano dell'Abisso Bruciante. Questa carta, da come potete vedere, incarna perfettamente quello che è lo spirito dell'inferno, molto più di qualsiasi altra creatura di cui abbiamo già parlato in precedenza, e questo ovviamente perché incarna lo spirito di tutti i mali, ovvero Lucifero. Nella carta ci sono vari elementi che confermano questa cosa. Ma andiamo in ordine. Partiamo analizzando il suo nome. Secondo la tradizione ebraica, Lucifero, seguito da altri angeli, decisero di opporsi a Dio e per questo vennero esiliati nell'inferno, perdendo così il loro stato di grazia. Ovviamente per contraddistinguere lui da tutti gli altri angeli che erano rimasti con Dio, la Konami ha deciso di definirlo Ebano, in quanto l'ebano ha un colore marrone tendente molto al nero, rendendolo così di colore uguale a tutte le altre creature infernali, ovviamente. Per quanto riguarda invece Cherubino, Lucifero, prima della sua caduta, faceva parte di quella categoria di angeli che, secondo la classificazione delle schiere angeliche, sono posti oltre il trono di Dio, figura metaforica per indicare la loro vicinanza a quest'ultimo. Spostiamoci adesso sull'attributo e sul tipo della carta. Questa creatura è di attributo oscurità, ma di tipo fata, cosa molto strana se si prendono in considerazione tutti i vari malebranche. Ovviamente questo serve solo a confermare quello che abbiamo già detto prima, ovvero che lui originariamente non faceva parte di questo luogo. Per concludere adesso, analizziamo l'artwork. La Konami in questo caso ha preferito rivisitare la carta, in quanto, secondo la commedia, Dante vede Lucifero come un imperatore decaduto, con una sua regalità che sta conficcato nel ghiaccio fino al petto. Inoltre era dotato di 3 facce mostruose, una rossa, una giallo-bianca e una nera. Queste 3 facce sarebbero proprio la punizione di Lucifero, in quanto egli aspirava a diventare Dio e adesso era una versione mostruosa della Trinità. Anche nella carta noi possiamo ritrovare una contrapposizione, questa volta tra il tetramorfo, ovvero l'immagine biblica composta dai 4 simboli degli evangelisti, e la figura rappresentata nell'artwork, simile al tetramorfo, composto da 4 teste che rappresenta un'aquila, un leone, un bue, un uomo alato, ma ovviamente nella loro versione malvagia. E non so, ma secondo me questa creatura può rappresentare i Vangeli apocrifi, in quanto sono in contrasto con i 4 Vangeli ufficiali. Il tetramorfo è creato dai 4 simboli degli evangelisti che hanno scritto i Vangeli ufficiali, quindi potrebbe esserci una correlazione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Voglio concludere dicendo un'ultima cosa. Il Lucifero di Dante e il Lucifero della Konami non si assomigliano molto, ma c'è un elemento che si può dire che li accomuna. Il volto centrale del Lucifero di Dante
è di colore rosso. E stranamente i capelli della testa dell'uomo alato, che sta al centro della creatura, sono anch'essi rossi. Non credo sia una cosa buttata lì a caso. E va bene ragazzi, noi abbiamo finito. Sono felicissimo che mi abbiate seguito in questo viaggio di 2 puntate su tutta la storia di Burning Abyss. Vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, iscrivervi e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Qui a fianco e qua sotto in descrizione vi lascio i link per seguirmi su Instagram. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!